Il nostro tutorial di oggi riguarda la lavorazione di un piccolo cuore all'uncinetto. Iniziamo la lavorazione facendo 4 catenelle. Una, due, tre e quattro. Chiudiamo in tondo fermando il giro con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato. A questo punto iniziamo con i gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Allora, in questo caso facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. La prima maglia alta la lavoriamo a metà, quindi facciamo il primo passaggio e lasciamo in sospeso l'anellino sull'uncinetto. La seconda maglia alta la lavoriamo completamente. Primo passaggio, secondo passaggio che completa la maglia e in più chiude anche le altre che abbiamo lasciato in sospeso. Ora facciamo 5 catenelle. Passiamo al secondo gruppo di 3 maglie alte. Quindi in questo caso lavoriamo la prima maglia alta a metà, la seconda a metà, la terza per intero. Lavoriamo completamente e chiudiamo nell'ultimo passaggio tutte le maglie in sospeso. Nuovamente 5 catenelle. E di nuovo un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudiamo e ripetiamo fino ad avere 6 petali sul cerchietto. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo i nostri 6 gruppi di maglie alte chiuse insieme, che in pratica sono i petali del nostro fiore centrale. Facciamo le nostre 5 catenelle, le ultime, 1, 2, 3, 4 e 5. Per chiudere il nostro giro in cui abbiamo lavorato, diciamo, il nostro fiorellino centrale, facciamo una maglia bassissima sopra il primo gruppo di maglie alte che abbiamo realizzato all'inizio. Quindi inseriamo il nostro uncinetto sopra il punto di chiusura delle maglie e facciamo una maglia bassissima per chiudere il cerchio. E abbiamo il nostro primo giro composto dai petali del fiorellino.
Adesso continuiamo, ci spostiamo su questo spazio de delle 5 catenelle con un'altra maglia bassissima. Facciamo 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta del giro e lavoriamo 6 maglie alte in questo archetto. Quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Una catenella per dividere i gruppi di maglie alte. Partendo dal secondo archetto, lavoreremo 7 maglie alte in ogni archetto successivo. Una, due, tre, quattro, cinque, 6 e 7. Ricordate una catenella sempre tra un gruppo e l'altro e ripetiamo fino ad arrivare all'ultimo archetto vuoto disponibile. Quindi catenella e ripetiamo le 7 maglie alte. Qua. Ultimo gruppo di 7 maglie alte, facciamo la nostra ultima catenella e ci agganciamo all'inizio del giro per completare questa parte. Quindi andiamo nella terza catenella, 1, 2, 3, che ha formato la prima maglia alta iniziale e facciamo una maglia bassissima per chiudere. Ecco qua. A questo punto passiamo al giro successivo, sempre partendo dalla chiusura di questo giro, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo la maglia alta successiva, nell'altra praticamente lavoriamo una maglia bassa, facciamo di nuovo 3 catenelle, saltiamo la maglia alta successiva e nell'altra facciamo di nuovo una maglia bassa e 3 catenelle. Questo giro si ripete in questo modo: maglia bassa, 3 catenelle, saltando sempre un punto sottostante. Quindi saltiamo questa, andiamo a lavorare in quello successivo. Maglia bassa, 3 catenelle, 2 e 3. Saltiamo la catenella del giro sottostante e andiamo a fare la maglia bassa nella prima maglia alta del gruppo successivo. Questa è la lavorazione da continuare fino al termine di questo giro. Iniziamo il giro successivo con 3 catenelle,
Nel nostro primo archetto sottostante lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle. Nell'archetto successivo facciamo una maglia alta doppia, quindi 2 gettati sull'uncinetto e lavoriamo la nostra maglia alta doppia. Catenelle. A questo punto, nell'archetto successivo andremo a lavorare 2 maglie alte triple. Quindi abbiamo fatto le nostre 3 catenelle. Questo è l'archetto in cui lavoriamo 2 maglie alte triple. Quindi 3 gettati sull'uncinetto, lavoriamo la nostra prima maglia alta tripla. Di nuovo 3 catenelle. Nuovamente maglia alta tripla, sempre nello stesso archetto. In questo giro, in pratica, cominciamo a dare la forma del cuore al nostro lavoro. 3 catenelle. Nell'archetto successivo lavoriamo una maglia alta doppia. Di catenelle e una maglia alta. Ecco qua. Catenelle, una, due e tre, e una maglia alta nell'archetto successivo. Ora facciamo 3 catenelle. Una, due e tre, e nei prossimi 6 archetti lavoreremo delle mezze maglie alte. Quindi facciamo la nostra mezza maglia alta in questo archetto. Da questo momento in poi lavoreremo 2 catenelle tra una mezza maglia alta e l'altra. Faremo quindi 2 catenelle e una mezza maglia alta. Fin quando non avremo 6 mezze maglie alte in totale. Quindi 2 catenelle, una mezza maglia alta. 2 catenelle, mezza maglia alta, 2 catenelle, mezza maglia alta, contiamo, vediamo se siamo arrivati a 6 o se l'abbiamo superato questo numero, quindi 1, 2, 3, 4, 5, no, ancora l'ultima, 2 catenelle e l'ultima mezza maglia alta della sequenza. Ok, a questo punto facciamo di nuovo 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso archetto che troviamo in successione, quindi una maglia alta,
3 catenelle, di nuovo una maglia alta nello stesso archetto, in pratica questa è la punta del cuoricino. Passiamo a lavorare il lato rimanente del cuore, ritornando a fare 2 catenelle e le nostre 6 maglie, mezze maglie alte. Quindi la prima, due catenelle, una mezza maglia alta, una, due, tre, quattro, cinque, facciamo l'ultima, 2 catenelle, l'ultima mezza maglia alta, adesso ripartiamo con le 3 catenelle, una, due, tre, una maglia alta nell'archetto successivo. Tre catenelle, una, due e tre. Nell'archetto successivo lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta doppia nello stesso archetto. Tre catenelle. Nell'archetto successivo lavoriamo 2 maglie alte triple. Divise da 3 catenelle. 1, 2, 3 gettati nello stesso archetto. Lavoriamo la nostra seconda maglia alta tripla. Tre catenelle, nell'archetto successivo lavoriamo una maglia alta doppia. Tre catenelle di nuovo. Nell'ultimo archetto libero lavoriamo una maglia alta. Ora facciamo 3 catenelle e chiudiamo questo giro con una maglia bassissima. Passiamo al giro successivo, nel quale faremo degli archetti di catenelle e maglie basse. Iniziamo lavorando 3 catenelle. Una, 2 e 3. Facciamo la nostra prima maglia bassa nell'archetto tra la maglia alta e la maglia alta doppia. In questo modo. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nell'archetto successivo facciamo di nuovo la nostra maglia bassa. Ora facciamo 3 catenelle di nuovo, 1, 2 e 3 e una maglia bassa nell'archetto successivo. Dopo queste 3, questi archetti di 3 catenelle, facciamo un archetto di 4 catenelle. 1,
2, 3 e 4 e lo fermiamo nello spazio successivo con una maglia bassa. Torniamo a fare gli archetti di 3 catenelle e maglia bassa nell'archetto successivo. Con le 3 catenelle dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 archetti. Quindi il primo l'abbiamo fatto, passiamo al secondo, 2, 3, blocchiamo con la maglia bassa lo spazio. Di nuovo maglia bassa nello spazio, siamo 1, 2, 3 archetti, facciamo l'ultimo archetto di 3 catenelle, 1, 2 e 3 e maglia bassa nello spazio successivo. A questo punto gli archetti saranno composti da 2 catenelle. Quindi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 archetti formati da 2 catenelle, 1 e 2, maglia bassa nello spazio sottostante, 1 e 2, maglia bassa, 1 e 2, maglia bassa, 1 e 2, maglia bassa. 1 e 2, maglia bassa, 1 e 2, maglia bassa nell'archetto della punta del cuore. Qui ci fermiamo con i due archetti, scusate, gli archetti con 2 maglie basse e torniamo a fare un archetto con 3, 1, 2, 3 catenelle. E la maglia bassa sempre presa nello stesso archetto sottostante, sempre la punta del nostro cuoricino. Torniamo a fare i nostri 6 archetti con le 2 catenelle sull'altro lato del cuore. Questo è il nostro sesto archetto composto da 2 catenelle e maglia bassa. A questo punto iniziamo di nuovo a lavorare gli archetti con le 3 catenelle e ne faremo 4. Allora, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Facciamo i nostri 4 archetti. Primo, questo è il primo, 1, 2 e 3. Il secondo, 1, 2 e 3, questo è il terzo, 1, 2 e 3, e questo è il nostro quarto archetto composto da 3 catenelle. Controlliamo 1, 2, 3 e 4. Perfetto. A questo punto andiamo a lavorare l'archetto con 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4, maglia bassa nello spazio successivo. Ora facciamo 3 archetti con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, maglia bassa, 1, 2 e 3, maglia bassa. Questo è l'ultimo, facciamo le nostre 3 catenelle, le ultime 3 catenelle, e invece della maglia bassa fermiamo le nostre 3 catenelle con una maglia bassissima all'inizio del giro. Iniziamo l'ultimo giro
del nostro cuore in questa maniera. Facciamo una maglia bassissima per spostarci sullo spazio delle 3 catenelle successive iniziali. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme, quindi la prima la lavoriamo a metà, la seconda completamente, prendendo anche le altre maglie in sospeso sull'uncinetto. Ora andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo una maglia bassissima in modo da fermare questo nostro punto. Di nuovo 3 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme. Maglia bassissima nell'archetto successivo. Ripetiamo, 3 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, chiudiamo tutte le maglie in sospeso, passiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassissima. Dobbiamo ripetere questa lavorazione per tutto il contorno del cuoricino. Ecco qua, siamo giunti quasi alla conclusione del giro. 1, 2, 3, siamo nell'ultimo archetto. A lavorare al nostro ultimo punto, chiudiamo completamente e a questo punto non resta che fermare con una maglia bassissima all'inizio del giro, tagliamo il filo. Ecco qua, questo è il nostro cuoricino terminato. Avete visto, non è difficilissimo, bisogna solo portare un po' di attenzione al numero di catenelle da utilizzare, da fare quando si fanno gli archetti e alle maglie nel momento in cui aumentano da maglia a maglia alta, c'è cioè il passaggio da maglia alta a maglia alta doppia, maglia alta tripla, maglia bassissima, quindi dovete fare attenzione a queste cose. Vedete che cambiando il titolo del filato il cuoricino cambia dimensione. Per fare bomboniere o segnaposto naturalmente si consigliano di solito i filati molto sottili. Io non sono esperta di queste cose, ma sulla spiegazione che ho trovato in inglese del cuoricino è consigliato lavorarlo con un uncinetto di 1,8 mm, quindi il filo va di conseguenza. Naturalmente trovate lo schema del cuore sul mio blog. In basso nella info box inserirò il link per lo schema e per altre eventuali precisazioni per quanto riguarda la lavorazione. Buon lavoro da Lilla!